cambiare i decreti di sicurezza significa andare anche contro le politiche comunque di Matteo Salvini. Da questo punto di vista, secondo voi, le fibrillazioni che sta creando il governo Matteo Renzi rischiano di essere un regalo per Matteo Salvini? Innanzitutto noi non parliamo di cambiare i decreti di sicurezza, noi parliamo di abrogare i decreti di sicurezza, la differenza è sostanziale. E inoltre mi rendo conto che è complicato perché è una scelta che 5 Stelle hanno fatto e quindi ritrattarla può essere complesso per loro, però forse questo potrebbe servir loro per testimoniare una volontà reale di discontinuità rispetto alla loro alleanza con Salvini, e questo potrebbe essere utile per provare a ricostruire qualcosa. Io penso che potrebbe essere utile per loro. Gli atteggiamenti di Renzi mi sento di qualificarli come incoscienti, perché sinceramente ritengo, io sono una garantista convinta, quando parlo di a mio nome, non a nome delle sardine, di determinati argomenti lo faccio perché quelle cose sono insite dentro di me nella mia storia personale e politica, e non lo faccio per gettare le bombe all'interno di un palazzo. Quindi sinceramente questo atteggiamento è anche un po' stancato. Poi vorrei aggiungere che non si parla soltanto di abrogare i decreti di sicurezza, noi ci rivolgiamo a un modo di intendere la sicurezza che è sbagliato. Anche i decreti mini di Orlando hanno creato dei problemi, anche quelli vanno sicuramente modificate, quelle cose vanno cancellate, va superato questo modo di parlare di immigrazione, di diritti umani e non solo di quello. Noi abbiamo espresso una posizione critica anche sul memorandum, sulla bozza del memorandum Italia-Libia, quindi voglio dire, non è qualcosa che va contro una forza politica, è qualcosa che va verso un principio ben preciso di democrazia e di umanità.